La persona è influenzata
influenzata nel suo stato di salute da una serie di fattori che sono appunto sociali e culturali. Quindi questo è il grande merito di questa definizione, ma i limiti di questa definizione, a sentire la definizione della salute uno stato di completo benessere fisico, sembra essere una concezione di salute un po' irrealizzabile, no? Chi di noi in qualsiasi momento della sua vita è contemporaneamente, vive contemporaneamente un completo benessere sia dal punto di vista fisico, mentale e sociale. Insomma, parla fondamentalmente, esclude, diciamo, scusatemi, fondamentalmente molte persone, no? Molti di noi non siamo in salute se dobbiamo pensare ad un completo benessere. Inoltre questa definizione associa l'idea di salute a quella di benessere, quindi il malessere è necessariamente legato alla non salute. Ma è davvero così? Ad esempio, una persona sorda che in un ambiente rumoroso, faccio un esempio banale, sta bene, e una persona invece, tra virgolette, sana, che in un ambiente rumoroso prova e sperimenta disagio, malessere. Quindi esiste una definizione più rappresentativa, no? Di salute di noi comuni mortali? Probabilmente sì. Ad esempio, la definizione di Servilli, che nel 66, quindi superando quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la salute come una condizione di armonico equilibrio funzionale fisico e psichico dell'individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Questo che cosa vuol dire? Innanzitutto è importante questa definizione per aver portato alla ribalta la definizione di salute come equilibrio. La salute non è qualcosa che viene dato una volta per tutte ed è una condizione statica, no? È qualcosa di completamente in divenire a seconda del momento di vita che stiamo vivendo, a seconda delle condizioni socio-economiche, del contesto in cui viviamo. Per cui sono importanti, è importante non soltanto la persona e le scelte che la persona fa per essere in salute, ma sono importanti anche tutti quegli aspetti, quei fattori che possono ostacolare o promuovere la salute. Parliamo in questo caso di cosiddetti determinanti della salute, e cioè quei fattori che influenzano e determinano la salute e il benessere degli individui. Sostanzialmente sono le condizioni socio-economiche e ambientali all'interno delle quali la persona vive, cresce, lavora, muore, e che quindi determinano e influenzano. Questa parte è un po' introduttiva, quindi mi rendo conto che è un po' noiosa, però è fondamentale per poter capire i concetti che poi quando entreremo nel vivo, no, della salute mentale. Quindi vi prego di fare questo piccolo sforzo. Quindi dicevo. Sì, però è fondamentale, insomma, per arrivare al concetto di salute. Non è che questo si fa, era solo per dire, insomma, sì, lo sappiamo, interrompo di bisogno. Per cui i determinanti sociali sono considerati come su dei livelli, no? Quindi influenzano la salute, che cosa? Dei fattori che sono necessariamente individuali, come ad esempio l'età, il sesso, il patrimonio genetico, e che sono immodificabili. Andiamo poi agli stili di vita individuali, cioè il fatto di essere sedentari oppure di assumere delle droghe o alcol. Arriviamo poi ad un livello, il terzo livello, quello più alto, che ha a che fare con le reti sociali, e cioè la salute dipende anche da quanto la persona si è inserita in alcune reti all'interno della comunità. Pensiamo ad esempio alla popolazione anziana e di come le persone anziane, la loro solitudine, no, e la mancanza di sostegno può portarli ad essere maggiormente soggetti a delle malattie. E infine, a un livello macro e quindi più alto, abbiamo le condizioni socio-economiche, culturali e ambientali,
che determinano la salute. Le persone più povere sono quelle che si ammalano di più. E arriviamo al concetto di salute mentale. Che cos'è la salute mentale? Per salute mentale si intende uno stato di benessere emotivo e psicologico per cui un individuo può esercitare la propria funzione e le proprie abilità all'interno della società. Quindi una persona che può operare, una persona in salute mentale è colei che può operare le scelte, che può esprimere la propria creatività, la propria soggettività, che può sfruttare al massimo le proprie competenze, capacità cognitive ed emozionali. Quindi sembrerebbe quasi la descrizione di un supereroe, no? Essere in salute mentale significa avere delle caratteristiche che quasi ci fanno diventare poco umani. Infatti la salute mentale è caratterizzata all'interno di un continuum. La salute mentale è soltanto un passaggio della nostra vita, no? Del continuum salute mentale malattia. Non esiste una condizione assoluta di condizione di salute mentale, ma esiste un continuum sul quale ci posizioniamo nei diversi momenti della nostra vita. Quindi c'è una condizione normale di benessere mentale, c'è una condizione di disagio mentale, c'è una condizione di disturbo mentale e ancora una condizione di disturbo mentale cronicizzato. Quindi nell'arco della vita tutti noi, perché la salute mentale non esiste, non è una cosa che esiste o non esiste, ma è qualcosa che fa parte dell'esistenza del mondo. Certo. Ho sbagliato, ma questa cosa non funziona, ma ok, io ho fatto delle cose stupide.
stupide poi, delle cose stupide, che ne dici di fare di tornare a casa? Io non ho fatto delle cose stupide. Per favore, non sono delle cose stupide. Se non avevo detto che era solo l'inizio, era il primo del paro dentro. Modalità rodeo. Cosa sei qua? Non avevo scelta, la carolina la sera di tutta. Cioè, conoscete tutti Sheldon, no? Esempio di una tipica persona che rigida, no? Rispetto al suo modo di fare, tant'è che se qualcuno gli impedisce di fare la sera del bucato, quindi il sabato gli impedisce di fare il bucato, si vendica selvaggiamente. Questo per dire la salute mentale in realtà è anche influenzata da una serie di fattori, no? Che possono essere sia di protezione che di rischio. Nel caso di Sheldon, la rigidità sicuramente non è un fattore di protezione dal disagio psichico, il suo modo di fare sicuramente non lo aiuta a fronteggiare gli aspetti della vita. E veniamo quindi su quel continuum, su quella linea su cui ci spostiamo, no? Dalla situazione di benessere, arriviamo al disagio. Il disagio psichico che cos'è? È un aspetto naturale della nostra vita, quindi ci appartiene, non va ignorato, ma superato. Ognuno di noi può trovarsi a vivere un disagio psichico in un momento particolare, quindi in una condizione di sofferenza in risposta ai cambiamenti nel lavoro, nella scuola, nelle relazioni. E questo stato di sofferenza porta ad una serie di cambiamenti, ad esempio nell'umore, nelle emozioni, no? Ci sono periodi in cui sentiamo di essere più agitati, più ansiosi, di provare più rabbia, oppure nella percezione, come percepiamo noi stessi e gli altri, oppure i nostri livelli normali di energia. Ci sono dei periodi particolarmente stressanti in cui ci sentiamo più stanchi, con meno spirito di iniziativa, o ancora nel pensiero, abbiamo difficoltà di attenzione, di concentrazione, di memoria, o ancora nel comportamento, quindi in quanto la quantità, no? E la qualità delle relazioni sociali. Quindi la persona su quel filo che è l'equilibrio della salute mentale inciampa. Thank you.
italiano che si chiama Federico Pappina, che insomma lavora a Barcellona, e ha utilizzato l'architettura, quindi in questo caso le case, per esprimere le caratteristiche di alcuni disturbi mentali. Quindi avete visto la schizofrenia, avete visto la depressione, avete visto i disturbi dissociativi, perché il disagio può diventare disturbo quando è caratterizzato da innanzitutto una sofferenza intensa rispetto al disturbo, da alterazioni del pensiero e alterazioni del comportamento. Quindi è qualcosa di più duraturo e soprattutto di più strutturato, con un carico di sofferenza molto elevato, tale da avere delle ripercussioni sulla vita affettiva, relazionale, lavorativa delle persone. Molto spesso si parla di disturbi parlando soprattutto dei sintomi, no? Avete visto come la depressione, l'ansia, siamo abituati a sentir parlare di sintomi ansiosi, sintomi depressivi, oppure nel caso della schizofrenia di sintomi molto più potenti e invalidanti, come possono essere i deliri, le allucinazioni, il vedere o sentire cose che nella realtà non esistono, che sono più rari ma molto più invalidanti. E passo la parola a Nadia perché questa parte è già molto importante. Nel linguaggio quotidiano noi spesso ci riferiamo a termini come disturbo, in chiave a volte ironica, o come una caratteristica che ci distingue in maniera unica dagli altri. Guardiamo ad esempio queste vignette. Il segreto è incontrare qualcuno con lo stesso disturbo mentale, oppure per fortuna che in foto non si notano disturbi mentali. Sicuramente vi sarà capitato di vedere queste immagini su internet o cose simili. Ma cosa sappiamo davvero noi dei disturbi mentali? Innanzitutto la malattia mentale non colpisce una parte visibile e palpabile del corpo, più che istituisco delle stime. 450 milioni di persone soffrono di una malattia mentale, quindi di un disturbo mentale, o di disturbi psicosociali che sono legati all'abuso di sostanze. La depressione è oggi la prima causa della disabilità al mondo ed è posta anche al quarto posto del carico globale di malattia. 70 milioni di persone con disturbo mentale sono dipendenti dall'alcol, 26 milioni invece sono affetti da schizofrenia. Una persona su quattro sarà colpita da una malattia mentale nel corso della vita. I disturbi mentali quindi hanno una prevalenza elevata, colpiscono senza distinzione di cultura, di condizione sociale o di sesso. Possono insorgere in età precoce, hanno una lunga durata, dando luogo a una sofferenza molto elevata, a disabilità. E rispondono comunque a numerosi trattamenti che sono efficaci se comunque vengono messi in atto e se non sono tardivi, quindi è importante la nostra lavora. Le persone possono presentare dei sintomi comuni, ma avere problemi, dei contesti, delle storie, oppure delle opportunità che sono molto differenti da persona a persona. Quindi la persona è portatrice di bisogni propri, ciò vuol dire che c'è una forte soggettività, sia in termini delle condizioni di sofferenza psicologica, ma sia in delle condizioni in cui questa sofferenza può essere evitata. Molto spesso capita di ascoltare delle frasi tipo quella persona è bipolare, quella persona è depressa, oppure quella persona è schizofrenica, ma usando questi disturbi come fossero aggettivi. La persona viene etichettata e le etichette sono molto molto limitanti. Come diceva Thomas Sachs, tra gli animali la legge è mangiare o essere mangiati, tra gli umani definire o essere definiti. Questa è la tendenza a definire, a diventare. Invece una persona non è una etichetta, una persona è ciò che è, con tutte le sue caratteristiche,
personali e umiliche. È possibile che in un altro periodo della sua vita una persona possa presentare un certo disturbo o una malattia, ma questo non significa assolutamente che questa persona sia trasformata in quella malattia o che non sia più se stessa. Quindi definire le persone in base ai loro disturbi di cui soffrono annulla la loro soggettività e diventa invece uno dei più grandi problemi della salute mentale, che è lo stigma. Le persone che hanno un disturbo mentale non sono considerate la stessa stregua di una persona che non presenta quello stesso disturbo. I disturbi spesso quindi sono associati a dei stereotipi che sono un insieme di condizioni e di credenze riguardo a un certo punto, ai pregiudizi che sono le conseguenze cognitive ed emotive dello stereotipo, e alla discriminazione che sono le conseguenze comportamentali dell'inizio. Quindi la malattia mentale è quindi fortemente stigmatizzante e stigmatizzata. Alcuni dei falsi miti sulla malattia mentale è che sia ad esempio una debolezza emotiva, che sia ereditabile oppure che sia incurabile. I pregiudizi più frequenti quindi riguardano la pericolosità di un prevedibilità, di incurabilità, e questi generano degli atteggiamenti di paura, di evitamento, di discriminazione degli altri, nonché anche generano una forte solitudine, rabbia, un senso di abbandono e di vergogna per le persone invece che soffrono e per tutta la famiglia della persona che soffre del disturbo. La discriminazione invece riguarda quei comportamenti di rifiuto, di evitamento, di esclusione, di aggressione anche effettivi verso quella persona che ha un disturbo, alla quale poi viene precluso l'accesso a tante di quelle possibilità che invece vengono garantite agli altri. Quindi alla persona con disturbo mentale purtroppo vengono negati quei diritti di cittadinanza, come essere ascoltato, essere curato, essere incluso nella società. Viene mediata dai film. In questo senso i film
hanno avuto un ruolo molto molto importante nello strutturare la sofferenza mentale nell'immaginario collettivo. I falsi miti più correnti sono quelli che la persona con disturbo abbia una doppia personalità, oppure che sia pericolosa, oppure che il disturbo mentale possa essere trattato solo attraverso la cura farmacologica, che sia incurabile, che la persona con disabilità sia incapace nello studio o nel lavoro, o persino che il disturbo mentale sia contagioso. Un falso mito molto comune è che tutti i matti sono violenti. Il luogo comune è che siano pericolosi, ma i dati statistici smentiscono e ripartano il luogo comune del matto come violento. Tenete conto che tante di quelle aggressioni, di quegli omicidi, sono presenti in maniera uguale sia nella cosiddetta popolazione normale sia in quella dei pazienti psichiatrici. In realtà molto più spesso i pazienti psichiatrici sono le vittime della violenza da parte di familiari, della cittadinanza, delle istituzioni pubbliche e della società in generale. Un altro falso mito, e faccio finta di non vederlo, cerco di stare in lontano, non si sa mai, potrebbe avere un rapto. Tutto ciò provoca nella persona che soffre una chiusura maggiore, un isolamento, e la persona tende ad autostigmatizzarsi da sola. Questa ovviamente è una cosa più brutta. Quindi le conoscenze precise relative alla malattia mentale hanno da sempre influenzato l'atteggiamento e le cure verso di essa. Molte persone sofferenti non cercano aiuto e non si curano per mancanza di informazione, per paura o per la vergogna di essere stigmatizzati. Ma destigmatizziamo la parola disturbo, iniziamo a curarlo. La malattia mentale non può essere curata solo con la volontà, però deve essere affrontata con interventi opportuni. E questo ci sono i servizi. Sono nati i servizi degli interventi efficaci territoriali per ridurre l'intensità e la durata dei sintomi della malattia mentale. Il Dipartimento di Salute Mentale, DSM, attua dei programmi di prevenzione, di cura e di riabilitazione in risposta a tutti quei bisogni di salute, garantendo una continuità, una omogeneità e una coerenza con i tempi terapeutici. All'interno del Dipartimento di Salute Mentale sono inseriti i centri di salute mentale, DSM, che sono aperti 6 giorni alla settimana, dove sono disponibili psichiatri, psicologi, assistenti sociali e gli infermieri per affrontare i diversi aspetti sanitari. Anche la sala di prosione ovviamente è costituita da tutti questi servizi. C'è il servizio STTC, servizio sanitario di diagnosi e cura. Questo è un sistema ospedaliero che è aperto 24 ore su 24. Offre un numero limitato di posti letto, sono circa 15, e in questo sistema ospedaliero i regimi di ricovero vengono quindi attuati dei trattamenti psichiatrici volontari o obbligatori in caso di all'STTC vi si accede tramite l'invio del CSM, tramite l'invio del medico di base o l'emergenza tramite il soccorso del 118. Esistono le comunità terapeutiche riabilitative, che sono delle strutture residenziali extra ospedaliere dove vengono inseriti quegli utenti su proposta dei centri di salute mentale. Gli utenti e queste comunità hanno bisogno di un'assistenza continuativa di ore 24, per cui vengono inseriti in queste strutture perché non potrebbero soffrire dell'assistenza che è stata eseguita a casa. Invece il centro diurno è una struttura residenziale con funzioni terapeutico riabilitative. Queste sono aperte 6 giorni alla settimana per 8 ore. Poi ci sono i SERD, sono i dipartimenti per le dipendenze, sono servizi pubblici per le dipendenze patologiche.
accusano demandate tutte quelle attività di prevenzione, di cura e tutte quelle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo. E infine i servizi per la tutela della salute mentale e la riabilitazione evolutiva. Questi si occupano della prevenzione, dell'individuazione precoce e del trattamento dei disturbi che invece sono legati agli enti dello sviluppo affettivo, cognitivo, motore e relazionale, nella fascia d'età compresa tra 6 e 18 anni, quindi è un servizio che è rivolto verso i minori. Quindi, con questo concludo, la cura più efficace è quella che si rivolge alla persona, che è su misura della persona, rendendola quindi protagonista della cura. E rivolta anche alle relazioni familiari e sociali, considerando invece parcellari per famiglie che si limitano alle singole dimensioni, o sociali rispetto al biologico o rispetto al psicologico. Grazie. Sul trattamento della follia dobbiamo anche un pochino sapere come ci si è arrivati, no? Io stavo tra l'altro leggendo anche quello che avete scritto nei questionari mentre stavamo vedendo le slide di questa mattina con Anna Maria e Nadia, e devo dire che avete scritto delle cose molto interessanti, no? Che anche se sono intuitive qualcosa di vero ci dicono. Io vi faccio una domanda adesso secca, non la dovete argomentare, dovete solo rispondermi sì o no. Secondo voi nella storia dell'umanità, quella che oggi noi chiamiamo la pazzia, la malattia mentale, la follia, è sempre stata vista come una cosa negativa? Cioè, sì o no, secondo voi? Prima sì, adesso no. Quindi secondo voi prima era vista come qualcosa di negativo, adesso no? Allora, diciamo che secondo quello che le notizie che noi abbiamo dalla storia, invece è il contrario. Cioè, prima la follia era vista come una parte costitutiva dell'uomo, così come lo era la ragione, no? Gli antichi greci, sostanzialmente, quando noi leggiamo Platone, Socrate, già ci parlavano della follia, per esempio, no? E mentre nell'antica Grecia, che è un po' la culla della nostra civiltà, la follia trovava uno spazio nella società, cioè il folle comunque riusciva a trovare una sua identità all'interno della società, dall'Ottocento in poi, da quando nasce il manicomio, invece la società si divide in due parti, la città dei folli e la città delle persone ragionevoli, la città della ragione, no? Quindi nell'antica Grecia che cosa succedeva? Succedeva che, per esempio, adesso vi racconto una cosa di Socrate, perché qualcuno di voi sul questionario ha scritto una cosa che secondo me è molto pertinente, e credo sia stata una ragazza, però il nome non lo leggo, diciamo, non leggiamo i nomi per privacy. Mi ha scritto una cosa molto bella, secondo me, a parte che non ci sono, era una mia fantasia personale. E questa ragazza ha scritto, un ragazzo, dice: cos'è secondo te la follia? Dice: secondo me la follia può essere quando uno si innamora, perde la testa, no? Ecco, Socrate, per esempio, che era uno che, diciamo, un filosofo che ne sapeva qualcosa più di noi, gli diceva questa cosa qua, tanto per farvi capire come veniva vista anche nell'antichità la follia e il pazzo, no? Dicevo, di due cose sono sicuro sostanzialmente, una è quella di non sapere, pensate, questo lo diceva un filosofo, e poi dicevo un'altra cosa, dice una cosa di cui io ho episteme sarebbe una verità, una teoria che si regge da sola, che non ha bisogno di essere computata da altre teorie, no? Quindi si avvalora da sola. Lui diceva una delle cose su cui episteme è che le donne sanno
sanno dell'amore, perché le donne sanno anche della follia. Oh, non si dispiace ai maschi questa mattina, non voglio sminuire il loro valore. Che cosa voleva dire Socrate? Che sostanzialmente nella società antica la follia aveva un suo ruolo sociale, e in particolare identificava nelle donne, nei bambini, no, la parte più forte della società, perché l'uomo in un certo qual senso incarnava anche da un punto di vista biologico della natura la ragione, no? Perché oggi credo i maschietti sono un po' più inquadrati da questo punto di vista, mentre le donne sanno delle cose dell'amore, i maschietti sono un pochino più, no, inquadrati da questo punto di vista. E quindi cosa succedeva? Che per esempio all'epoca dell'antica Grecia, infatti non a caso le donne, i folli, avevano una funzione quasi mistica, magica, no? Per esempio se pensiamo all'oracolo di Delfi, che erano delle sacerdotesse, delle donne, al mito di Cassandra, la donna aveva questa capacità di leggere la follia, no? Perché Socrate dice di sapere delle cose l'amore? Perché l'amore è uno stato un po' di follia, no? Si sceglie, non ha lo stesso linguaggio della ragione. Quando noi vediamo due persone innamorate che si parlano, parlano un linguaggio incomprensibile, no? Quasi critico, di cosa stanno dicendo questi due, no? Proprio perché non parlano con ragionevolezza, con logica, parlano anche in maniera un po' povera, ma hanno bisogno di vivere la ragione per ritrovarsi insieme, no? E quindi ecco, Socrate ci raccontano queste cose qui, per esempio la donna che aveva questa capacità, che lui a un certo punto di impazzire, no? Di essere folle, aveva la capacità di prevedere il futuro, no? Quindi di andare oltre la ragione, di vedere cose che gli altri non riuscivano a vedere, così come i pazzi, i folli e i bambini, no? Il linguaggio dei bambini che sono imprevedibili, hanno una modalità anche, ecco, di vedere il mondo che va al di fuori delle leggi della logica, no? del ragionamento razionale. Quindi nell'antica Grecia la follia aveva un suo valore, comunque era anche il folle aveva un suo ruolo nella società, addirittura anche un ruolo per certi versi misterioso, magico. Poi si va avanti nel corso della storia, per esempio durante il periodo medievale le persone folli, no? Un pochino si aveva paura di queste persone folli, tant'è che venivano associate per esempio al demoniaco, alla possessione, no? La figura delle streghe, per esempio, la famosa caccia alle streghe che avveniva durante il Medioevo, molto spesso le streghe erano delle donne perseguitate, no? Delle donne perseguitate semplicemente perché all'interno della società, ecco, avevano, come dire, dei comportamenti un po' anomali, o quantomeno non rientravano all'interno di schemi razionali, di schemi logici. Arriviamo poi per esempio a Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam fa un elogio alla follia addirittura, no? Diciamo che è la persona folle, è una persona che riesce ad andare al di là delle leggi della logica, una persona che sa ragionare con l'altra parte che la natura ci ha dato. Quindi fino a questo periodo della storia, diciamo che la follia convive con la ragione, no? Sono quei parti della natura umana, dell'essere umano, che però riescono a convivere. Sebbene la follia è sempre stata controllata socialmente. Poi perché sostanzialmente? Perché noi quando diciamo una persona è folle, no? È un po' imprevedibile, ci fa paura perché non riusciamo a sapere cosa farà, no? Non riusciamo a controllarla. E in questo senso la follia umana va un pochino a confliggere con due necessità che sono tipiche delle nostre società. Una che è il controllo, no? Che è una società, noi pensiamo che sia tranquilla, in ordine, si può essere controllata, no? Quindi abbiamo tutta una serie, per esempio, di ordinamenti giuridici, abbiamo tutta una serie di valori morali, pensiamo alla famiglia, pensiamo ad alcuni valori storici della nostra cultura. Questo ci consente di controllarci, di controllare anche questa parte nostra dell'essere umano che è un po' forte, no? Diciamo, che convive con noi. Si arriva poi nel 700 e 800, quindi comincia il secolo dei lumi, il secolo della ragione, no? Dove sostanzialmente cosa si dice? Una società per essere civile deve essere razionale, no? Deve stare sotto le leggi della logica, le leggi della logica matematica, le leggi della razionalità, del raziocinio. E a questo punto comincia ad avere un percorso diverso, mentre prima il folle, no? Si dice il famoso detto il pazzo del villaggio, no? Il villaggio del suo pazzo, quello con un pochino più di vita, mentre prima il folle poteva stare dentro, aveva il suo ruolo dentro la società, dal 700 poi dall'800 comincia a non essere più così, perché la nostra civiltà, diciamo la civiltà occidentale, sancisce di fatto il primato della ragione sulla follia, d'accordo? Su quella che oggi noi potremmo chiamare, diciamo così, la l'emotività, quella che oggi anche in psicologia chiamano l'intelligenza emotiva, che adesso viene un po' recuperata, no? Quindi la follia fino
diciamo così, ecco, al 600, al 700, viene associata anche a un tratto nobile, per esempio folli erano gli artisti, no? Ancora oggi noi diciamo per essere creativi, per fare qualcosa che va al di là di quello che noi, della noia quotidiana, di quello che è previsto, dobbiamo un pochino essere folli, no? Quindi tutto il pensiero creativo, la parte anche degli artisti. E fino a qualsiasi certo hanno anche un ruolo, no? Cioè gli artisti avevano un ruolo molto importante nella nostra società. Nel Settecento, dicevo prima, c'è il secolo dei lumi, l'illuminismo, e comincia ad essere, ad entrare questa idea nella nostra società, perché la ragione deve avere primato su tutto. Nell'Ottocento poi che cosa succede? Dopo la fase dell'illuminismo subentra quello che in filosofia viene chiamata la corrente del positivismo. Cioè che cosa significa? Che dopo la razionalità, la società cosa dice sostanzialmente? Dice l'unico metodo per costruire il sapere che noi abbiamo della nostra società è il metodo scientifico, no? Quindi c'è di nuovo questa ragione che diventa preponderante su tutto. Tutto ciò che invece rientra nell'arco della follia e non della ragione va isolato, va contenuto. Ecco, è a questo punto che il folle, che come abbiamo visto prima ha una funzione importante sociale, il folle comincia ad essere associato al malato, d'accordo? E quindi è in questo momento, quindi tutto quello che avete visto oggi, tutte queste sigle, tutte queste classificazioni, che la follia diventa malattia mentale, quindi diventa qualcosa da studiare e da escludere, da rinchiudere, no? Perché viene associata a qualcosa di pericoloso. Voi immaginate una società dove deve essere tutto rigorosamente ordinato, dove deve essere tutto razionale. Anche quelle persone che prima andavano un po' fuori dagli schemi devono rientrare nella ragione, no? Quindi se prima ragione coesiste con follia, adesso no. La follia deve essere considerata una parte della ragione che deve tornare ad essere ragione, no? Non ci può essere nulla che va di fuori della ragione. Quindi nell'Ottocento nascono i manicomi, d'accordo? Quindi ecco perché vi ho fatto questa domanda prima, cioè voi. Ecco, questa follia è sempre stata vista come qualcosa di negativo nella storia, oppure lo è diventata a un certo punto? Ecco, diciamo che lo è diventata a un certo punto, prima non era così, prima non esisteva. Nell'Ottocento vengono introdotti i manicomi e nasce anche la psichiatria, cioè la scienza che si occupa di studiare il disagio mentale, no? Quello che viene definito poi disturbo mentale. Quindi ecco che mentre prima noi avevamo questa visione del folle creativo, per esempio della sacerdotessa, no, che delirava per vedere il futuro, adesso tutte queste manifestazioni, persino i santi, no? Nella cultura cattolica il santo è una persona che a un certo punto poteva avere un delirio mistico, no? Cioè attraverso l'ascetismo, attraverso il misticismo, il santo si isolava, no? Per meditare, per riflettere su se stesso, e poteva avere quello che oggi magari definiremo con una, no, di queste definizioni che abbiamo letto oggi, schizofrenia, bipolarismo, no? All'epoca veniva visto come un delirio mistico, quindi anche i santi entravano un po' nella schiera dei folli, no? E invece no, adesso non è più così. Tutto ciò che è associato a comportamenti imprevedibili, a comportamenti che vanno fuori l'ordine sociale, devono essere controllati, devono essere rinchiusi. Nasce la psichiatria come scienza e comincia a nascere anche la classificazione delle malattie mentali, ma quindi quello che prima si diceva semplicemente è folle, è una persona in preda di delirio, adesso cominciano ad avere delle categorie. Però ecco qua, il manicomio come nasce? Diciamo, non nasce con quello spirito positivista di cui dicevamo prima, di studio scientifico. In realtà il manicomio nasce con la volontà semplici di contenere questa realtà di folle, no? Di creare due città all'interno delle nostre società, due città che non devono dialogare, dove i folli sono contenuti perché sono considerati pericolosi, no? Che un pochino il folle, come diciamo stamattina, ha questo tratto di imprevedibilità, non rientra in certi ordini e quindi deve essere contenuto. Si arriva a Franco Basaglia che è un prego. Certo, perché la persona che entrava nel manicomio aveva proprio doveva perdere la sua identità, no? Doveva perdere la sua soggettività proprio per rientrare nella razionalità, no? Quindi in realtà non è che veniva studiato, no, con i suoi problemi personali, ma non aveva, perdeva i suoi vestiti, perdeva la sua memoria personale, perdeva la sua famiglia, i suoi contatti sociali, no? Perché semplicemente doveva essere riportato a una certa normalità. E qui
proprio grazie a questo nacquero tutta una serie di strumenti che voi molto spesso probabilmente avete visto nei film, la famosa camicia in forza, no? L'elettroshock, le grate dietro le quali un po' come la prigione venivano rinchiusi i malati, no? I malati mentali, i pazzi, come non definivo prima, proprio perché la persona doveva perdere questa sua individualità, non doveva rientrare, un po' come succede con i carcerati, no? Infatti c'è un paragone molto stretto tra quello che è il mondo del carcere e il mondo del manicomio. Tu devi perdere la tua identità, tu se non rientri nelle regole imposte dalla società non puoi essere integrato, non puoi stare tra di noi, no? Quindi devi fare un percorso di perdita di identità, no? Quindi immaginate quanto era duro questa, quanto fosse dura questa realtà del manicomio, no? A un certo punto si arriva a Franco Barbero. Quello purtroppo è un percorso che necessariamente se ti contiene, se annulla la tua identità, non c'è più ritorno alla normalità, anzi, no? Si fa il processo contrario, cioè per la società sei normale se tu riesci a stare, no, dentro quelle che sono le regole condivise da tutti, no? Dentro quello che è il codice legislativo, quello che sono i valori umani. Se tu invece non stai all'interno di questo recinto, fai il percorso contrario della normalità, no? D'accordo? Quindi vieni riportato in maniera quasi violenta. Non tanto a una normalità, al fatto che non hai più diritto a una tua soggettività, perché probabilmente quella soggettività all'interno di quella che noi chiamiamo normalità non può starci. Quindi ti invito a vedere in maniera quasi al contrario, no? Cioè il manicomio non era un pericolo, cioè pensavano all'epoca che fosse un percorso per ritornare alla normalità, ma succedeva l'esatto contrario, chi entrava in manicomio poi non ne usciva più, perché acquisiva un'altra identità, che però non era un'identità, poi era una perdita di identità. E di questo si accorge, di questo che mi hai detto tu adesso, si accorge proprio Franco Basaglia. Chi era Franco Basaglia? Franco Basaglia era uno psichiatra italiano, stato uno dei più grandi psichiatri del Novecento, ma anche uno dei più grandi intellettuali del Novecento. Perché un intellettuale? Perché oltre ad aver studiato la malattia mentale, Franco Basaglia dà una visione della malattia mentale, della salute mentale legata anche al contesto sociale, ma quindi alla cultura dell'epoca, ai valori morali. Quindi fa una riflessione che va oltre la salute mentale, Franco Basaglia, d'accordo? Quindi Franco Basaglia che cosa si accorge? Dice sostanzialmente quando entra per la prima volta in un manicomio, no? A Gorizia, adesso vediamo un video così cominciamo a vedere la sua storia e poi la raccontiamo mano a mano. Grazie volte per la regione per lo studente di Belgio, lottando contro il fascismo e poi incarcerato. Mi ricordo della situazione originale che mi aveva entrato. Erano due italiani, loro di morte. Mi ricordo che avevano avuto l'impressione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. 4 o 5 anni dopo la laurea divenne il direttore di una colonia. E quando entrai là per la prima volta, sentì quella medesima sensazione. Thank you.
sua storia molto bagnosa. Lorenzo era con tutti i santi, primo ad arrivare, disperato, però non stato proprio, non so basata, quel servizio di 16 novembre del 1961, e che la mattina stessa al campo reparto dei medici, era il campo italiano, ma il campo reparto, il campo ingegnere, aveva questo appunto che si presenta la lista dei malati contenuti, o dei medici, o dei ingegneri, o dei medici, tutti si sono espresso della gente. Vedo che con violenza l'apertura dei porti all'interno del manicomio era già un atto rivoluzionario, no? Come era all'interno del manicomio, perché poi è fatto, poi è stato chiuso, molte linee erano state chiuse. Aprire una porta per sentire che all'interno dell'istituto ci fosse comunque una circolazione libera di persone e oltre assolutamente radicalmente trasformativo di ciò che può esistere. Quando entrai per le prime volte nella regione ero studente di medicina, lottavo contro il fascismo. Allora, a proposito di quello che dicevamo prima, no, della perdita di identità, avete sentito Franco Basaglia cosa dice? Ci sono, quando sono entrato nella lotta nella prigione, no, prima paragona proprio come se fossero dei carcerati, no? Quando avete visto questo video, che impressione vi ha fatto un po' questo impatto col manicomio? Ma come sembra un luogo allegro, un luogo dove la persona ha una sua soggettività? No, no. Triste. Un luogo triste, grigio, no? Chiuso. Tant'è che Franco Basaglia poi ricorderà, quando entra giovane psichiatra appena laureato, dice quello, una delle cose che lo ha colpito di più era proprio l'aspetto di un carcere, non di un luogo di cura dove si curavano le persone, ma come se fosse, invece lui riporta addirittura l'odore che si sentiva all'interno di questi manicomi. Quindi Franco Basaglia cosa fa? Franco Basaglia si laurea come medico psichiatra, o sapete, i dottori hanno prima fanno il percorso di laurea, poi possono specializzarsi. Lui si specializza in psichiatria, d'accordo? Quindi che è questa branca della medicina che si occupa della salute mentale. Il medico dei pazzi, no? Come diciamo qua nella cultura popolare nostra. Franco Basaglia, quindi, ha questo impatto, questo che avete visto adesso in questo filmato qua, quando entra per la prima volta nel manicomio. E lui comincia a porsi una semplice domanda, no? Ecco, qui c'è una frase che lui riprende da Primo Levi. Io dice, entro in questi luoghi che dovrebbero essere luoghi di cura, dove la persona può curare la sua malattia mentale, dove può tornare, come dicevate voi, no? Alla normalità. Però può tornare una persona senza la sua identità, spoglio dei suoi affetti, del suo contesto sociale, alla normalità? E allora qua riprendo una frase di Primo Levi, no? Che è uno scrittore che per esempio ha vissuto un altro periodo drammatico della storia, che è stato quello dei campi di concentramento, no? Primo Levi cosa diceva? Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto lo siete, sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenze e bisogno, dimentico di dignità e discernimento. Poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso, no? Questo lo diceva Primo Levi dopo aver visto la tragedia dei campi di sterminio nazisti, no? Dove gli ebrei, gli omosessuali, gli handicappati venivano ridotti in condizioni di schiavitù, venivano privati della loro identità. Quindi Franco Basaglia comincia la sua rivoluzione, comincia a cambiare l'idea sul manicomio dopo questa esperienza tremenda del manicomio di Gorizia. Ma allora lui che cosa comincia a dire Franco Basaglia? Dice sostanzialmente: come facciamo noi a curare una persona se se gli leghiamo l'umanità, no? Se gli leghiamo tutti quelli che sono i suoi aspetti in sé. Come no, prego. Mi piace di interrompere, ma è solo per fare un saluto, perché è doveroso, in quanto diciamo la donna di casa, e chiaramente abbiamo il nostro riguardo. E ringraziamo per l'Occidente per questo prezioso contributo, e che avete già avviato, che si vedo che siete già nel pieno, perché poi sulla legge Basaglia
si conosce troppo poco, e quindi è molto, molto, apprezzo molto questo intervento che viene rivolto verso le scuole, perché è per noi un'occasione preziosa per imparare qualcosa di nuovo o per capire come, che cosa è successo negli anni, che cosa, quali sono stati gli sviluppi dopo questa legge. E poi è un tema che è di viva attualità, perché sicuramente nell'apertura stavamo detto, un tema che tocca tantissime famiglie, tantissimi cittadini, tantissime persone. E quindi sono passata solamente per portare il mio ringraziamento e il mio saluto, perché invitando di voi ragazzi ad essere molto molto attenti, perché su questa tematica naturalmente c'è, la riflessione è profonda e investe, non è solamente una lezione come si può intendere scolasticamente, ma è qualcosa che serve per la vita. Tutto qui, semplicemente era per sottolineare, per rimarcare l'importanza di questa giornata, e quindi ragazzi, poi magari quando passerò nelle classi adesso, verso la fine dell'anno, io passo sempre delle classi per vedere come è andato l'anno, per tirare le somme, vi chiederò magari di dirmi le vostre opinioni, di raccontarvi come è andata questa giornata. Ok ragazzi? Bene, allora. Non mi dilungo, buon proseguimento e grazie tutti mille per questo vostro intervento. Grazie alla dirigente che ci ha portato i suoi saluti. Quindi torniamo a quello che dicevamo prima, adesso vediamo. Abbiamo un altro video, un'esperienza di Vasari nell'ospedale psichiatrico di polizia. Quindi, come dicevamo prima, Vasari avete questa realtà tremenda del manicomio. Dicevo, non mi interessa cosa sia la follia, non voglio neanche sapere cos'è, una nostra parte, una parte che coesiste con la ragione. Però questo dell'ospedale psichiatrico non può essere cura, non è qualcosa di umano, no? Quindi la prima cosa che qui si preoccupa di fare è abbattiamo questi muri, abbattiamo questa condizione tremenda, perché in questa maniera non possiamo curare la persona, come facciamo a curarla? Quindi nella sua esperienza di polizia basata che cosa fa? Comincia a mettere i primi punti che poi saranno fondamentali nella legge, no? Nella legge basata, cioè quello di cominciare ad umanizzare la cura. E quindi adesso vediamo cosa fa, poi lo riassumiamo nei punti più importanti. Ma
è brutto e vecchio. Ma dobbiamo prendere una camicia nuova per Margherita. Allora è emozionante questo momento, io l'avevo visto passare con la parte domanda, dove sta la cura qua? Questa è come una carcere, come un lagerto, no? E quindi la prima cosa che fa la Santa Polizia, che cosa comincia a fare? Comincia a sperimentare, ma comincia a mettere in campo una visione della malattia mentale, della salute mentale, della psichiatria, di una differenza fino a quello che era stato fatto prima. No, prima l'esatto opposto, invece della contenzione, invece del controllo, pratica la riapertura dei muri, no? Quindi dice, abbattiamo queste barriere, vediamo le cappe, vediamo l'identità a queste persone che oggi non ce l'hanno più, abbiamo visto la ragazza spogliata totalmente della sua identità, rinchiusa dentro una gabbia con una camicia sudicia, no? Quindi dice ironicamente che hanno una camicia nuova. Quindi a Gorizia comincia la rivoluzione di Vasari, sulla base di questa esperienza fortissima che fa, lui un pochino, no, va contro a quella che era stata la teoria psichiatrica fino ad allora e comincia a elaborare una sua teoria. Poi Vasari che cosa fa? Da Gorizia, dopo l'esperienza di Gorizia, viene trasferito a Trieste, d'accordo, quindi cambia manicomio tra virgolette. Quando si sposta a Trieste, Vasaglia l'esperienza che ha avuto a Gorizia la vuole migliorare, no? Vuole cominciare a dare vita a un percorso diverso. E quindi che cosa fa? Comincia ad ispirarsi ad altre esperienze che ci sono nel mondo. Quindi lui guarda all'esperienza anglosassone, per esempio, dove ci sono dei percorsi nei quali i malati vengono, si dice, deistituzionalizzati, no? Quindi perdono questa dimensione del controllo attraverso la condizione fisica, attraverso i muri, attraverso l'elettroshock, e comincia a praticare delle nuove azioni, no? Quindi comincia a creare delle comunità terapeutiche, chiama attorno a sé, oltre che agli psichiatri, anche psicologi, sociologi, infermieri, no? Che hanno anche nuove conoscenze, e comincia a vedere il manicomio non più come uno strumento di chiusura, ma come una comunità dove le persone possono collaborare, possono avere una loro identità. Adesso vediamo quest'altro pezzo di Vasari a Trieste. Qui ospitiamo i pazienti che sono stati dimessi dall'ospedale, ma il centro funzionerà anche per assistere tutti quelli del quartiere congelato. Aiutiamo anche a mettere il lavoro e le pratiche per ottenere una casa. Beh, ora io, da operatore, e questi pazienti stessi, siamo pronti a rispondere alle nostre domande. C'è qualcuno che vuole intervenire? Mi chiamo Maria Bussati e abito proprio più vicino alle strade del centro. Io e mio marito abbiamo fatto un tempo per portare la casa. Poi siete arrivati voi. Adesso la casa va della città e la casa è per me. Sì, sono in Bulla. Sono capo vicino di Ferriera del Serpo. Mi sono andato qua. Ma da quando sei venuto gli altri mi ho trovato più tranquillo fuori di casa. Così paura di lasciare mia moglie e i figlioli andare in giro da soli per l'altro. Volevo domandare, chi ne difenderà di questa gente? Thank you.
Della vita in ospedale secondo criteri di comunità terapeutica, non più di convenzione di controllo. Ecco, questa è una cosa importantissima, la sostituzione del principio di libertà a quello di autorità. L'affiancamento delle attività ricreative al trattamento farmacologico, come laboratorio di pittura e di teatro. Quindi un po', torna un po' di normalità nel manicomio. Ecco, qui vediamo Marco Cavallo, la libertà che diventerà il simbolo di questa rivoluzione di passata. Marco Cavallo era cavallo che portava da una parte all'altra del manicomio i panni della madre, la parte di tovagliamento del cibo, che fu difeso proprio dai membri dell'ospedale psichiatrico, perché voleva essere abbattuto, dopo che per una vita aveva fatto un lavoro estenuante, lo voleva abbattere. Invece no, i malati, i pazienti del manicomio lo difesero e divenne poi questo cavallo poi il simbolo della liberazione di queste persone dall'oppressione del manicomio, no? da questo carcere. Quindi Marco Cavallo è diventato poi una sorta di simbolo positivo di questa rivoluzione. Quindi che cosa abbiamo visto in questa parte della storia di Basaglia? Che nella sua visione il malato non è più un soggetto pericoloso, ma una persona in crisi, quindi che può avere un disagio, come ce l'abbiamo tutti noi, di cui vanno valorizzate le qualità umane, che deve avere continui rapporti con il mondo esterno, anche attraverso attività lavorative riconosciute e retribuite, no? Dice Basaglia, quello che noi abbiamo visto è che se queste persone tornavano ad avere la libertà, tornavano ad avere un lavoro, tornavano ad avere degli amici, una famiglia, poi in tutte le volte erano persone che hanno esigenze come tutti noi, no? Quindi vivere una vita tranquilla, serena, gioiosa. Quindi tutto questo che abbiamo visto oggi porta a quello che è un po' l'argomento di oggi, no? L'approvazione il 13 maggio nel 1978 della legge Basaglia. Quindi Basaglia che cosa fa? Prende tutti quegli elementi di positivo che ha rilevato durante il corso della sua esperienza con i manicomi e ne fa una legge, no? È importante anche per capire la legge Basaglia fare un piccolo discorso su quello che erano, che sono stati un po' anche gli anni 70 in Italia, nel nostro paese, no? Gli anni 70, che la rivoluzione che fa Basaglia non nasce casualmente, no? Non nasce solo grazie alla sua forza di volontà. Negli anni 70 l'Italia fa un percorso da una parte drammatico, perché gli anni 70 sono gli anni di piombo, gli anni del terrorismo che attenta allo Stato italiano, no? Che cerca di destabilizzare le istituzioni. Però dall'altra parte gli anni 70 sono anche gli anni dei grandi movimenti dei diritti nel nostro paese, no? Ne cito uno molto, una battaglia conosciutissima, che è la legge sul divorzio, per esempio, no? Pensate che fino agli anni 70 con la legge che regolava il divorzio non è come la conosciamo adesso, no? Prima c'era una cultura del tutto diversa quindi cominciano una serie di rivoluzioni che partono dal basso, che vedono insieme gli studenti con i lavoratori, con la società civile, che porta ad ottenere tutta una serie di diritti che la società italiana hanno portato poi, no? Al progresso democratico della nostra società. In questa rivoluzione si inserisce anche la rivoluzione di Franco Basaglia,
Quindi Franco Basaglia, insieme non solo al movimento psichiatria democratica, che fonderà quindi non solo all'infermiera, agli psicologi, agli psichiatri, ai pazienti, condurrà questa battaglia, ma lo farà a fianco degli studenti, che all'epoca scendevano in piazza a protestare, lo farà insieme ai lavoratori, ai sindacati, alle forze politiche, no? Quindi è l'età dei diritti, è la stagione dei diritti per il nostro paese. Franco Basaglia porterà poi questa esperienza nella legge 180. Quindi in sostanza cosa fa questa legge 180, che poi è una legge che ci piega un po' tutto il mondo e che è tuttora attuale nel nostro paese? Cambia radicalmente il concetto di manicomio. Quindi se prima il manicomio era un'istituzione repressiva che doveva controllare il malato mentale, che doveva controllare la pericolosità, così come diceva la legge Giolitti dell'inizio del Novecento, con la legge Basaglia si sancisce che l'ospedale psichiatrico, quindi non più il manicomio, ma i servizi territoriali, si occupano della cura del malato mentale, quindi si occupano di fornire tutta una serie di servizi, ma anche di diritti al malato mentale, che gli consentano di ridurre la propria sofferenza psichica e di tornare di nuovo ad essere integrato, no? Quello che noi chiamiamo il mondo di fuori, il mondo normale. Quindi tutto quello che abbiamo detto prima, per esempio le procedure volte a creare delle comunità terapeutiche, volte a non far perdere l'identità al malato, diventano legge, no? Come poi per esempio la legge sul DSO, la legge sul trattamento sanitario obbligatorio, che mentre prima della legge Basaglia poteva essere eseguita in maniera coatta, quindi che cosa significa? Che se una persona dava di matto, d'accordo, all'interno di una comunità, l'istituzione psichiatrica poteva ordinarne il percorso di ingresso nel manicomio, no? Quindi quello che avete visto prima, la persona improvvisamente dà di matto, come diremo noi, si comincia un percorso infernale, un percorso che lo porta in maniera violenta ad essere rinchiuso dentro l'istituzione, quindi la perdita dell'identità, la perdita del contatto sociale, la perdita degli affetti, del lavoro. Con la legge Basaglia invece cosa succede? Che il percorso di entrata all'interno del manicomio non è più demandato solo all'istituzione, no? Quindi non avviene in maniera così violenta, ma viene regolato anche da una serie di altri soggetti, come per esempio il sindaco di una città, che deve, su sua proposta motivata, essere autorizzato da medici e anche da giudici tutelari. Quindi capite che questo è un cambiamento non da poco, no? Perché mentre prima c'è il rischio di finire all'interno di una di queste istituzioni in maniera coatta, ma quasi di nascosto, prima venivano fatte queste cose, perché si diceva all'epoca che davano scandalo, no, la malattia mentale con altre cose dava scandalo, quindi si poteva essere da un momento all'altro rinchiusi, ma che invece con la legge 180, per esempio, questo aspetto, come tanti altri, viene cambiato. Poi che cosa cambia sostanzialmente? Cambia quello che le mie colleghe le hanno detto prima, hanno tutta una serie di servizi psichiatrici, di servizi di cura di salute mentale che vengono istituiti sul territorio, quindi c'è la presenza dei DSM, che è quello che è la struttura che avete voi oggi adesso, no? Cioè adesso non si entra più, tra virgolette, in manicomio come succedeva prima della legge Basaglia, adesso il disagio mentale viene affrontato non più dentro il manicomio, i manicomi non esistono più, sono stati superati non solo simbolicamente ma anche materialmente, perché la legge, proprio nella parte iniziale della legge, c'è come preambolo proprio il fatto che i manicomi esistenti vanno chiusi, quindi quelli che fino alla legge Basaglia erano ancora aperti andavano chiusi, in più non devono più essere ricostruiti, d'accordo? Quindi la legge Basaglia, potremmo dire simbolicamente, distrugge il manicomio, quindi ci fa entrare in un'epoca e un'era della salute mentale che è totalmente diversa da quella precedente, d'accordo? Quindi una vera e propria rivoluzione. Oggi abbiamo quindi questi servizi territoriali che abbiamo sentito prima, che si occupano un po' a 360 gradi del disagio mentale, no? Ci sono gli psicologi, ci sono degli infermieri formati, ci sono gli psichiatri, ci sono anche nuove modalità di affrontare il disagio mentale, no? Cioè non c'è più la storica camicia di forza, non ci sono più gli elettroshock come venivano praticati in un altro modo, però ci sono nuovi strumenti, no? Per esempio gli psicofarmaci, d'accordo? Gli psicofarmaci che sono uno strumento anche per contenere, da parte degli psichiatri, quello che è il disagio mentale, per esempio quello dei problemi che il malato mentale ha. Quindi ci sono forme diverse, sicuramente più raffinate, diverse da prima, però qual è il monito che oggi, ecco, ci sentiamo di lanciarvi? Indubbiamente la legge Basaglia ha rivoluzionato e liberato dall'oppressione del manicomio le persone affette da disagio mentale, però questa battaglia vinta non è detto che sia una battaglia vinta definitivamente, no? Cioè il rischio che nella nostra società si pratichino di nuovo delle forme di contenzione violenta, no?
nei confronti di chi ha disagio, nei confronti di chi ha difficoltà ad essere integrato nel tessuto sociale è ancora presente, quindi è un rischio che possiamo ancora correre, quello di tornare a un'istituzionalizzazione, magari in forme mascherate, in forme diverse, non ci sarà più il manicomio, per esempio l'azione di contenzione ancora oggi con modalità più nascoste, più subita può essere praticata, oggi siamo in una sorpresa. Allora, il percorso che hanno fatto è proprio quello che abbiamo visto nei libri e che è scritto nella legge. Chi prima stava nella istituzione, d'accordo, quindi come abbiamo detto prima, non aveva identità, veniva considerata in maniera pericolosa, grazie alla legge basale, che cosa fa? Il malato mentale comincia ad entrare nella comunità. Questo non significa che gli acquisisce subito l'identità dal giorno prima al giorno dopo, no? Perché comunque vivere in manicomio per lungo tempo portava un perdita dell'identità. Però assistito da tutta una serie di servizi intermedi, c'erano gli psicologi, c'erano i sociologi, gli infermieri, ma la comunità veniva aiutato a recuperare la sua identità nella comunità. Certo, questo all'inizio ha creato problemi, perché comunque portare delle persone che erano state abituate a vivere per tanti anni segregati come prigionieri, riportarli in quella stessa società che li aveva rifiutati, no? Quel malato mentale nel percorso dalla sanità alla follia non veniva un po' anche rigettato dalla propria società, no? Ecco, Basaglia fa il percorso contrario, dice no, noi seguiamo a queste persone una dimensione di cura, per esempio il lavoro è una dimensione importante, no? Basaglia che cosa prova a introdurre anche con la legge? Dare dei percorsi protetti a queste persone per essere reinserite nel mondo del lavoro, no? Il mondo del lavoro che per esempio oggi torna a essere di nuovo un problema, che voi sapete con la disoccupazione, con la difficoltà a trovare lavoro, questa è anche una fonte di disagio, perché no, psichico. Quindi anche in quell'epoca, che era l'epoca degli anni 70, dove c'era una forte spinta per i diritti, anche il malato mentale può rientrare nella sua comunità di appartenenza, in quella che l'aveva rifiutato, con le azioni che noi facciamo tutti i giorni, quello di volere un lavoro, di volere una famiglia, di volere la propria, no, possibilità di socializzare, il proprio affetto. Quindi Basaglia fa questo, ce l'ha un percorso protetto di ritorno dal manicomio alla società normale, no? Quindi dalla città dei pazzi alla città che conosciamo noi, d'accordo? Questa è la frase che lui scrive nelle conferenze brasiliane, che sono delle conferenze che lui tiene in Brasile prima della morte, e poi l'anno dopo Basaglia morirà, quindi in un certo senso anche poverino non riesce a vedere un po' compiuta quella che è stata la sua rivoluzione. Ma Basaglia cosa dice nelle conferenze brasiliane? Dice, l'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. 10, 15, 20 anni addietro era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto. D'altronde potrà accadere che i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi ancora di prima. Io non lo so, ma in tutti i modi abbiamo dimostrato che si può assistere il folle in altra maniera, e questa testimonianza è fondamentale. Non credo che essere riusciti a condurre un'azione come la nostra sia una vittoria definitiva. L'importante è un'altra cosa, è sapere ciò che si può fare. È quello che ho già detto mille volte. Noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere. È il potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo. Cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare. Quindi questo dice Basaglia alla fine della sua esperienza. Dice, abbiamo vinto una battaglia, perché abbiamo restituito dignità alle persone malate di mente, però bisogna stare attenti perché questo pericolo può sempre tornare, d'accordo? Quindi questa è stata un po' questa mattina, ecco, abbiamo un pochino ripercorso quello che è la storia della follia. Tra l'altro Basaglia dice una cosa, questo ci tengo al dito, Basaglia non è che rivoluziona il concetto della follia, lui dice, la follia non so cosa sia, a me non interessa, è una parte dell'essere umano così come lo è la ragione, però lui quello che non ha ritenuto umano è di trattare il folle, d'accordo, come un emarginato, come una persona che non vede la rivoluzione di Basaglia, è sostanzialmente una rivoluzione sui diritti del malato mentale, così come in quegli anni si conduceva una battaglia sui diritti di altri categorie sociali, dei lavoratori, degli studenti, no? Anche la scuola fino agli anni 60-70 non è come la conosciamo oggi, era un ambiente più burocratico, più chiuso, invece in quegli anni per esempio si apriva la stagione dei referendum legali, della partecipazione collegiale della scuola, degli studenti, tra la comunità e la scuola stessa, quindi era un'epoca di apertura verso i diversi movimenti civili.